Tutto fermo quasi a un anno di distanza dalla storica protesta dei commercianti. Era il 1 marzo 2018 quando 230 esercenti del centro storico cittadino abbassavano le saracinesche delle proprie attività commerciali per marciare da Piazza Carlo Tresca a Palazzo San Francesco. Che cosa è cambiato un anno dopo? Niente, mi sembra che non è cambiato proprio nulla, non c'è neanche più quell'energia di voler fare, partecipare come dovrebbe essere alla collettività. È tutto un rilasciamento, Gli impegni presi sono stati mantenuti qualcuno? non mi risulta, non mi risulta. Nessun impegno, nessun programma per il... nessuna cosa che ecco, appunto ti guidi nel tuo lavoro, un obiettivo da raggiungere. A mio avviso bisognerebbe fare qualcosa per portare un po' di gente qui a Sulmona. Quindi non lo so, l'idea dovrebbe averlo il comune perché noi comunque ci siamo stufati di dare sempre consigli. E ora che il comune, che le persone che ci sono, si rendano conto che questa città, ormai soprattutto questo centro storico, sta andando sempre di più alla deriva. Assolutamente niente, anzi siamo messi ancora peggio di prima. Io penso che le proposte che sono state portate quel giorno in comune non sono state nemmeno assolutamente ascoltate, cioè inevase, cioè infruttuose. E mi ricordo che c'era pure la buon'anima di Paolo Ammazzarorso, voglio ricordare. E niente, è tutto fermo, Simone, tutto fermo. Ci dobbiamo guardare fuori, vedere che quattro bar, cinque bar che stanno in piazza alle 11:30 di giovedì sono completamente vuoti, non solo il mio, tutti sono vuoti, tutti sono vuoti, sono vuoti. Allora non è problema del gestore o non è problema di quello che offriamo, è il problema che nel circondario, comunque noi siamo in piazza, non riusciamo a offrire niente, tanto più che dopo 2 mesi di crisi, perché veniamo da un'invernata strana, per me strana, mai vissuta, cosa non si fa il carnevale? Non portiamo i bambini in piazza? Ma stiamo scherzando. 2.500 euro. E perché nessuno ha chiamato a noi commercianti a dire: Cincioni, volete mettere 100 euro a testa, facciamo il carnevale in piazza? Non si è visto nessuno. Hanno deciso loro di non fare il carnevale. Sicuramente è stata avviata la riqualificazione del centro storico grazie all'ex vice sindaco Nicola Angelucci con il rifacimento del manto stradale da Piazza 20 Settembre a Piazza del Carmine. Anche la villetta dei pensionati è stata rimessa in auge, come pure ha decollato l'iniziativa adotta una fioriera per il centro storico. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono previsti fondi per il restyling della villa comunale e dei portici di Corso Ovidio. Ma tutto questo per i commercianti non basta. Un anno fa gli esercenti avevano chiesto la sistemazione degli edifici pubblici da destinarsi al rientro dei servizi e delle strutture di formazione già presenti nel centro storico, l'accelerazione di tematiche legate al progetto Casa Italia, la rivisitazione della mobilità su gomma nel centro storico, la qualificazione turistica della città e del comprensorio attraverso eventi di rilievo e strutture pubbliche finalmente adeguate. Il tema della viabilità è fermo al palo, come pure gli interventi sugli edifici pubblici sono stati solo avviati, ma gli esercenti chiedono mosse, iniziative, interventi per riportare la gente nel cuore della città.